Si comincia a Folgore che batte il calcio d'avvio, c'è subito questo lancio all'indirizzo della tre quarti campo giallo-blu, subito perdono palla i giocatori in maglia rossonera e Mazzara che può ripartire con il pallone fra le mani del portiere Pietro Iacono. Di Carlo scarica per Romeo. Romeo suggerimento davanti a cercare lo scatto di Gimò, anticipato di testa. Poi ancora Lunetto, prova ad andare via due avversari, subisce fallo, calcio di punizione per il Mazzara, il primo della partita. Finta di Camareri e Lunetto a battere che poi scodella per lo stesso Camareri, palla in mezzo, colpo di testa, Palazzo! 1-0 Mazzara! Quando i minuti sono soltanto 3 al nostro cronometro e il risultato si sblocca. Mazzara 1, Folgore 0, Lunetto in becca Camareri che crossa al centro per Palazzo, lo stacco indisturbato e in gargiolo è battuto. Mazzara 1, Folgore 0. Avanza il numero 2 Canarino, c'è il dialogo con Gimò, tutto di prima, poi Lunetto all'indietro per un proprio compagno di squadra che rilancia in avanti, al limite dell'area provano a rinviare i giocatori in maglia rossonera. C'è questo lancio lungo all'indirizzo di Gimò, troppo lungo però, e palla che finisce oltre la linea di fondo. C'è Mangiaracina, c'è subito però l'intervento pulito sul pallone da parte di Esposito, poi il lungo lancio, però attenzione, c'è un giocatore del Mazzara a terra, va Rosella ad attaccare Mangiaracina, che poi c'è un malinteso nel proprio portiere, calcio di rigore per il Mazzara per un evidente fallo di mani da parte del difensore. Parte intanto Gimò, il calcio di rigore del Mazzara che si porta sul 2-0 con Said Gimò. Gimò intanto ruba palla, prova ad avanzare, Gimò entra in area, Gimò salta anche il portiere, Gimò poi perde l'attimo, finisce per terra, controlla e mette a terra il pallone Camareri, parte il cross in mezzo all'indirizzo della testa di Rosella, poi pallone che resta lì, attenzione ancora Gimò, respinge la difesa, poi il capitano della Folgore. Esposito, palla in mezzo, svirgola però un difensore della Folgore, poi riesce a spazzare via l'aria, ancora la formazione di Pizzitola. 14 minuti al nostro cronometro, c'è il calcio di punizione battuto in malo modo da Morici, palla che finisce abbondantemente oltre la linea di fondo. Russo all'indietro per Marino, da questo il lancio in avanti, c'è prova, il colpo di testa con palla che finisce vicinissima al palo. C'è il lungo lancio a cercare l'inserimento di Di Carlo che prova a controllare un buon pallone, Morici rinviene su di lui e blocca il tentativo offensivo del giocatore in maglia giallo-blu che conquista il suo secondo calcio d'angolo dell'incontro. 2-0 invece qui per il Mazzara sulla Folgore, Di Carlo, il pallone rinviato di testa da Morici, poi Palazzo controlla, tira e fa 3-0 sotto al 7, Mazzara 3, Folgore 0. Si allarga sulla destra, riceve Camareri dal limite dell'area di rigore, Camareri per Rosella, palla che finisce alta sopra la traversa, parte lo spiovente, Gimò colpo di testa e blocca a terra in gargiola, sicuro di sé questa volta sul colpo di testa di Said Gimò. C'è poi subito il recupero da parte dei giocatori gialloblu, adesso con Rosella dall'altra parte per l'avanzata di Camareri, serve il piazzamento dei compagni, parte il cross per Gimò, molto ben controllato però questa volta, colpo di testa, attenzione di Rosella che aveva tagliato al centro ma rimane appostato nella sua zona di competenza in gargiola e blocca. Prova a mettere in movimento giocatore in maglia 1-7 Turano prova ad avanzare, Turano spalle alla porta, si allarga un po' troppo però il centrocampista della Folgore, Camareri prova a metterla in mezzo per Rosella, chiuso da un avversario più veloce pure di lui in gargiola, Camareri, Gimò qua lo scambio, lo scatto di Rosella, attenzione entra in aria Rosella in aria, sbaglia tutto incredibilmente da ottima posizione, forse cercava uno scavetto per superare in gargiola. Trasferta che chiuderà il campionato, attenzione però c'è Ranieri che prova a impensierire da lontano Iacono, ma è giocato adesso da Sparacia, prova a controllare il pallone all'indietro per Morici, non passa la sfera, si lamentano per un fallo di mano i giocatori in maglia rossonera, poi Montepiano il destro e sfiora la traversa, con coraggio Montepiano ma con coraggio anche tutta la Folgore.
Prona ad impensierire la retroguarda gialloblu. Primo calcio d'angolo per la Folgore, c'è lo stacco di testa da parte di Ferracane, se non andiamo errati. Poi rinvia la difesa gialloblu di Carlo, prova a innescare Cimolo, scambio con Cammareri, prova il pallone di ritorno per Rosella, Rosella! 4-0 Mazzara, e questa volta fa centro e non sbaglia Angelo Rosella. Mazzara 4, Folgore Selinunte 0, e questa volta crediamo che la partita sia già mandata agli archivi nel primo tempo. Finisce qui il primo tempo con il punteggio di Mazzara 4, Folgore Selinunte 0. Adesso Turano in possesso di palla, al limite dell'area. Turano si imposta il pallone sul destro, c'è però il neo entrato proprio Cacciatore che si trova in posizione di offside, dunque calcio di punizione per il Mazzara. Gimò in Peduglia, prova ad entrare in area in Peduglia, davanti a due avversari in Peduglia, viene murato. Poi ancora Mazzara che insiste sulla sinistra con Russo, sistema il pallone sul sinistro, palla in mezzo, Morici, l'intervento in chiusura. Può allontanare la sfera adesso la difesa della Folgore. Attenzione però, Folgore ancora in avanti con questo tentativo da parte di Ferracane. Palazzo, il lungo lancio sulla destra a cercare lo scatto di Cammareri. Mette il pallone a terra Cammareri, osserva il piazzamento dei compagni, passa all'indietro per Rosella che calcia alto oltre l'incrocio dei pali. Buona manovra del Mazzara, ma che si spegne ancora sul fondo. Di Carlo, palla messa in mezzo per Marino che arriva puntuale, l'intervento da parte di Ingargiola a sventare una minaccia con la mano di richiamo, veramente prodigioso. Ritmi che si alzano improvvisamente con il Mazzara vicinissimo al 5-0 e che adesso batte questo calcio d'angolo. Al volo la coordinazione tentata da parte di Russo con palla che si spegne sul fondo. Cusumano entra in aria, pallone messo in mezzo, grande chiusura da parte di Stallone, sta facendo molto bene da centrale. Parte il tiro da parte di Ranieri, la respinta con i pugni di Iacono, ma Folgore che rimane in zona d'attacco. Morici, pallone che viene messo ancora in avanti, c'è ancora la Folgore pericolosa, attenzione con il numero 4 Montepiano che questa volta scalcia il pallone ben oltre la linea di fondo. C'è Ranieri adesso che prova a controllare difficilmente un pallone, poi prova Cusumano a mettere il momento Russo, evita il portiere, Russo attenzione, prova a mandare il pallone verso la porta, c'è l'inserimento a centro di Peduglia, poi ancora Cusumano prova a rinvenire sul pallone, palla indietro per Lunetto, attenzione parte il destro con palla che finisce oltre la traversa. Va Iacono al rinvio, palla adesso per Cammareri, attenzione Cammareri, va, punta la porta Cammareri, è solo Cammareri, ferma tutto l'arbitro perché c'era fuorigioco di Carlo. Prova lo scatto adesso in Peduglia, chiamano il fuorigioco i giocatori della Folgore che non c'è in Peduglia, poi in Gargiola lo chiude bene e ritorna in possesso di palla la Folgore. E in Gargiola devo dire che nel secondo tempo ha tolto diverse castagne dal fuoco ai propri compagni di squadra, su tutti quelli della mezz'ora. E finisce qua Mazzara, Folgore Selinunte 4-0, una vittoria che continua a far sperare il Mazzara. Mazzara che invece si giocherà molto nell'immediato suo futuro, fin dalla prossima domenica contro il Rocca di Caproleone, per cercare che, se saranno play-out, un posto al sole, per cercare di disputare questi spareggi in tutta tranquillità. Da Tommaso Ardagna, dallo stadio comunale Nino Vaccara di Mazzara del Vallo è tutto, arrivederci, alla prossima.